Questo programma è presentato da Salumeria da Virginio, salumi di produzione propria da oltre 60 anni, a Stradella in via Battisti 58. Mago Car, carrelli elevatori, scaffalature industriali, logistica e servizi, a Borgo San Siro in via 2000 numero 7/bis. Fratelli Giovannelli, casalinghi, articoli da regalo, liste nozze. Siamo in via Nazionale 77 a Stradella, aperti anche la domenica mattina. Falegnameria Fortunati di Fortunati Giampiero, infissi in legno, PVC e alluminio. Porte, porte blindate, mobili, scale, ci trovi in frazione Casa Prestani a Lirio. Affiliato Tecnorete, studio giardini di Fabris Mauro, servizi immobiliari, ci trovi in Viale Allea 17 a Stradella. Azienda florivivaistica Mirko Truffa, realizzazione e manutenzione di parchi, giardini e impianti per l'irrigazione. Chiamaci al 333 23 66 032. Fratelli Antoniotti Car Shop, autoricambi e accessori per auto e moto, in via Civarre 17 a Stradella. Mazzocchi gomme di Mazzocchi Antonio EC, manutenzione pneumatici e servizi per la tua auto, a Broni in strada Pavese 9. Vetreria Termovis, vetrate isolanti, specchi, cristalli per arredamento, vetri antisfondamento e blindati, via Sandro Pertini 29, Stradella. Bar Buffet Stazione, biglietteria Trenord, aperitivi, paninoteca, ricevitoria, in piazzale Matteotti 1 a Stradella. Civico 62 di Andrea Vecchietti, pavimenti, rivestimenti, parquet, arredo bagno, via Nazionale 62, Stradella. Carissimi, ben ritrovati, ma quanto mi siete mancati, voi non ne avete neanche idea. Però per fortuna Milano Pavia TV mi ha pensato e mi ha pensato in un'occasione veramente incredibile, l'arrivo del Giro d'Italia a Stradella. Un evento grandioso, catalizzante che va raccontato, ma non solo quello. Ebbene sì, perché in tutta una serie di paesi, qui in Oltrepò, ci saranno degli eventi dedicati. E cominciamo proprio oggi da Zenevredo. Ma non finisce qui, andremo avanti e vi do tutto l'elenco completo. Perché dopo Zenevredo la prossima puntata sarà dedicata a Montù Beccaria e poi ancora Broni, Cigognola, Canneto Pavese, Castana, Montescano, fino ad arrivare al grandissimo arrivo di Stradella. Non vedo l'ora di raccontarvi tutti questi eventi che accompagneranno l'arrivo appunto del Giro d'Italia qui nella nostra bellissima provincia di Pavia. Ebbene, allora, il cappello c'è, la mascherina anche, che dite? Cominciamo? Ma prima voglio raccontarvi qualcosina su Zenevredo. Benvenuti! Sebbene venga menzionata per la prima volta in un documento della prima metà dell'undicesimo secolo, Zenevredo ha origini ben più antiche, come provato dal rinvenimento di alcune tombe databili ad epoca romana. Anticamente fu chiamata Uniperetum, forse in relazione alla presenza nella zona prima della sua fondazione di boschi in ginepro, detti in latino juniperi, tagliati probabilmente dai monaci benedettini per rendere coltivabili i terreni. Assegnata nella seconda metà del XII secolo a Pavia da Federico Barbarossa, come altri del distretto vogherese, fu in seguito donata da Papa Lucio III al monastero pavese di Santa Teodata. Questo, insieme al vescovo di Pavia Bernardo, ne restaurò il castello, come risulta da un atto della fine del XII secolo. Alla fine invece del XIII secolo fu coinvolta nella guerra tra le forze alleate dei comuni di Milano, Piacenza e Cremona e il marchese di Monferrato, che assediava nella vicina Monte Acuto Manfredino Beccaria. Dopo essere stata inserita nella contea di Calvignano, entrando così a far parte dei possedimenti della famiglia pavese dei Fantoni, venne infeudata a Imasio di Fassano e verso la fine del XVIII secolo a Chiarabandi di Selve. Come monumenti infine ricordiamo la chiesa parrocchiale.
Ma d'altronde, quando hai un panorama così, delle vigne del genere e delle colline a darti il benvenuto, ma che ti serve di più? Andrea Frustagli, assessore allo sport e alla promozione del territorio del comune di Stradella, che oggi ci fa il grande piacere di essere qua con noi in quanto promotore di questa iniziativa che ha lo scopo proprio di promuovere questo Oltrepò. Detto bene? Ha detto bene, non solo perché Comitato Eventi Sportivi Oltrepò è quello che ha dato lustro a questa iniziativa e che ha promosso questo Giro d'Italia. Oggi siamo a Zenevredo, la prima tappa, veramente è stato con tanto entusiasmo veramente vedere un paesino così magari poco conosciuto valorizzarlo al meglio attraverso social, attraverso tutte le persone che arrivavano, ma comunque veramente un qualcosa che dà lustro al nostro territorio. Questo è solo l'inizio e domani poi saremo a Montù. Esatto, perché poi sarà un crescendo fino ad arrivare all'arrivo con la tappa appunto di Stradella. Insomma, l'invito è aperto davvero a tutti, non resta che godersi questi posti. Esatto, noi vi invitiamo tutti i giorni, c'è un bellissimo giro nel percorso dei 36 chilometri con le bike che sono a vostra disposizione, il completo, poi dopo alle 13.30 ci sarà una preparazione di risotto, sempre uno diverso dagli altri in ogni singolo paese, da parte dell'Istituto Santa Chiara di Stradella, e in attesa dell'arrivo della tappa odierna o quella che ci sarà, alle 17.30 la famosa masterclass del consorzio Vinidoc Oltrepò Pavese. Lì ti volevo, perché noi proprio lì adesso andiamo, perché non è che io vengo andiamo e non assaggio. Va bene, andiamo. Andrea, grazie mille, grazie. Un pugno a noi, un applauso anche a voi, che giustamente i volontari che si danno da fare. Ricordiamoci sempre che tutto questo è grazie a tutti i volontari che si sono adoperati sin dal primo giorno per far sì di far diventare così bella questa accoglienza. Bravi, bravi a tutti, e noi ne godiamo i frutti. Ciao, grazie. Assessore! Eccoci in compagnia di Simona Vercesi, che è assessore appunto qui a Zenevredo, alla quale intanto faccio i complimenti perché finalmente possiamo essere in piazza a divertirci insieme, e poi l'occasione è molto ghiotta. Molto, molto ghiotta. È un'opportunità importantissima per il nostro territorio di farsi vedere, di far vedere le bellezze che tanti non conoscono, anche se abitano veramente fuori porta. Quindi è un'opportunità per noi, non solo per il comune di Zenevredo, ma anche per gli altri comuni dell'Oltrepò, di mostrare quanto è bella la natura, il territorio, i prodotti che produce, quello che possiamo dare al turista. Quindi questa è una bellissima vetrina, opportunità per Oltrepò Pavese, ritengo. Oh, venite a Zenevredo a farvi un giro, perché già soltanto il panorama merita il prezzo del biglietto. Poi se ci venite anche in bicicletta, secondo me non è male. Esatto, anzi... Abbiamo grossi progetti sia nel nostro comune ma anche negli altri di riqualificare le piste ciclabili e le piste anche da trekking, perché è una grande nuova moda nel momento. Giustissimo. E quindi lo sforzo di questi comuni è proprio di fare questa cosa per fare in modo che il turista venga volentieri nella nostra terra a conoscere il nostro territorio, la nostra bellezza della natura. Benissimo. Oh, mi raccomando, tutti invitati a Zenevredo. Assessore, buon lavoro e grazie. Grazie, grazie, buon lavoro a voi. Andiamo. Ed eccoci in compagnia degli amici di Confagricoltura Pavia. Ciao a tutti, fate sentire la voce. Oh, bene. Loro ci accompagneranno un po' in tutti gli eventi, però visto che non ci saranno sempre tutti, ve li faccio conoscere. Qui abbiamo Marioli, Bruno, Giovanni, Monica, Claudio, Silvia. Eccoci qua, tutti, vedi, come vedi, tutti ligi proprio al dovere. E il dovere è anche promuovere quelle che sono le magnificenze di questo territorio. Al volo, che c'hai per noi? Ecco, intanto promuoviamo la nostra associazione, perché la facciamo conoscere, è un'occasione importante.
e soprattutto naturalmente, come dicevi te prima, per far conoscere il nostro territorio, i nostri prodotti della provincia di Pavia e dell'Oltrepò Pavese, in particolare il riso, che la provincia di Pavia ha una delle superfici più ampie d'Italia per la coltivazione di riso, delle province italiane, e come quasi 80.000 ettari per intenderci. E invece per quanto riguarda la produzione di riso abbiamo ben 13.200 ettari di vigneti, di cui 10.000 sono a denominazione d'origine controllata. Che territorio, che posto, ma io li conosco bene, gente che lavora, gente che sforna le cornie che poi arrivano sulle tavole veramente di tutto il mondo, e noi ne andiamo veramente fieri, orgogliosi. Cosa c'è di meglio di un bel risottino col vino? Ma che... un bel bicchiere di vino. A breve, tra l'altro, dovrebbe partire il nuovo accordo con la Cina proprio per andare a promuovere il nostro riso e vendere il nostro riso proprio in Cina, che è la cosa... Hai capito? Hai capito? Perché noi insegniamo, insegniamo! Ciao cari! Finalmente, come potete vedere dal calice che ho in mano, siamo in compagnia di Carlo Veronese, che è il direttore del consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Allora, innanzitutto, bel evento, ma che cosa sta per succedere qua dietro? Qua dietro stiamo iniziando una degustazione che vedrà il pubblico assaggiare 6 vini diversi, tutti Oltrepò Pavese, nelle varie sfumature dell'Oltrepò Pavese, che vanno dagli spumanti ai vini bianchi, ai rossi corposi e ai vini dolci. In Oltrepò Pavese abbiamo la fortuna di avere una vocazione così forte da poter fare praticamente tutto, e quindi in questo caso possiamo pensare di avere un abbinamento a un pranzo, a una cena, cambiando vino a ogni portata e avendo vini molto importanti in ogni portata. Ecco, in questa tappa che vini andremo ad assaggiare? In questa tappa assaggeremo un metodo classico rosato, il Croisé, quello che hai tu, un metodo classico bianco come il mio, poi andremo a assaggiare un vino bianco, andremo a assaggiare una serie di rossi, tra cui c'è un Pinot Nero, un Buttafuoco, una Bonarda e un Sangue di Giuda. Molto bene, buona masterclass, poi io andrò a chiedere anche al pubblico cosa ne pensa, che dice: brindiamo a questo territorio, brindiamo a Zenevredo, al giro, abbiamo tanto a cui brindare. Tanto cin cin, parlo piano perché c'è la master. Vi piace la bollicina in bocca a voi, eh? La bollicina in bocca mentre si mangia. La bollicina in bocca a chi non piace? La bollicina in bocca è un toccasana, lo sappiamo tutti. Alla salute, amici. Lo sapevo che finivamo lì. Cin cin. Scusa, no, ti devo solo chiedere una cosa. Dimmi. È evidente che tu hai bevuto il rosso. Cioè, proprio... cioè ce no, l'hai scritto in no, faccia. No, no, sto giro no. Come ti chiami? Manuele. Che c'entri qui? Io faccio giornalista, ufficio stampa, quindi sono qua un po' a seguire il giro. Lei so come segue il giro. Produco anche vino, produco anche vino. Ma si vede. Ciao. Grazie. Perché quando il produttore incontra il consumatore è sempre un bel momento.
Allora, loro hanno portato alcuni dei vini di oggi. Con chi siamo? Con l'azienda Verdi. Tu sei? Fratelli Alessandro e Carlo. Bravi, tanto bravi, ho apprezzato veramente moltissimo. Al volo, cosa ci avete portato ad assaggiare? Ma noi abbiamo portato un buon Pinot Nero, perché per noi puntiamo molto, Pinot Nero ubicato in bianco, un vino frizzante, vino del 2020. Poi abbiamo portato anche in degustazione, prima della masterclass, abbiamo portato anche un extra dry, sempre un Pinot Nero ubicato in bianco. E niente, poi una bonarda. Che bel lavoro che fate. Ascolta una cosa, però fate vedere le mani, fatele vedere proprio a fronte, perché io so che la raccolta qui viene fatta tutta a mano, vero? Assolutamente, rigorosamente a mano, anche perché non si potrebbe fare un prodotto competitivo e accontentare il cliente se non si raccoglie l'uva a mano, non si ottiene nulla di buono, anche perché molte aziende ricorrono alla raccolta meccanizzata, e la raccolta meccanizzata è sconsigliatissima per quanto riguarda il discorso vini uve, perché l'uva è come la donna, va toccata in maniera delicata. L'uva è come la donna, lo sapevo. Beh, comunque adesso, a parte che faccio i complimenti intanto per il buonissimo prodotto e poi soprattutto anche per quello che portiamo in giro nel mondo con quello che viene da questo territorio. Bisogna puntare sulla qualità, oggi ci salviamo solo con la qualità. Bravi, tanti complimenti. Grazie mille. Continuiamo la masterclass, che c'è da bere. Non è che possiamo star qui, dobbiamo bere adesso. Non ha certo bisogno di presentazioni, Claudio Cappucci è il diavolo. Ciao Claudio, ben ritrovato in Oltrepò. Beh, grazie, perché poi l'Oltrepò è una zona che mi piace, è una zona che comunque ha le sue caratteristiche, ma anche per i corridori, perché qua di salite ce ne sono, quindi ci ritorno sempre volentieri. È un territorio che unisce tante cose, buon cibo, ottimi panorami, natura, e come dicevi tu, secondo me è anche proprio un ottimo posto per praticare il ciclismo, perché poi alla fine siamo qui per parlare di questo sport che, devo dire, a parte che ci appassiona sempre, però quando il giro passa nei nostri paesi, cioè, l'emozione è sempre a mille, ci fate emozionare, ci avete sempre fatto emozionare. Beh, sai, non è che passa tutti gli anni il ciclismo a questi paesi, soprattutto in paesi piccoli, paesi sconosciuti, ai più, però sai, far conoscere anche un territorio che ha comunque la sua storia, la sua cultura, e credo che ritornare qua, io mi ricordo di questo territorio del 91 quando ho fatto una cronometro, per esempio, sono tappe che hanno fatto la storia anche del ciclismo qua, e quindi è bello ritornarci, è bello rivedere anche magari a distanza di anni come è cambiato il ciclismo anche, no? Certo. Faccio un'ultima domanda da professionista, sono due: chi vince la tappa di Stradella e chi vince il giro secondo te? È complicato, qua siamo alla terza ultima tappa, vuol dire che i giochi sono quasi fatti, forse, considerando che la penultima sarà con un arrivo salita inedito e duro. Questa tappa non è da sottovalutare per niente, anche perché l'ho fatta oggi in bici, quindi salite ce ne sono, di fatica da fare ce n'è, secondo me ci saranno due corse, come succede spesso ormai nel ciclismo attuale, corridori che vanno in fuga, un gruppo che va in fuga fuori classifica, e chi dietro vuole recuperare il terreno sulla classifica per andare sul podio, quindi i migliori qui dovranno comunque muoversi, dovranno fare qualcosa, perché chi sta dietro, se vuole andare davanti, ovviamente deve recuperare qualcosa, deve staccare magari quelli che sono davanti a lui. Certo che il primo non sarà lui a muoversi, saranno quelli che stanno dietro. Quindi a partire dal secondo indietro, chiunque qua potrebbe smuovere la corsa e creare una corsa veramente dura e difficile. Però non mi hai fatto il nome, chi lo vince il giro? Beh, quello che si sta vedendo adesso, il colombiano ha qualcosa in più, non solo lui ma anche la squadra, e quindi è un binomio che sta funzionando perfettamente. Poi sai, l'ultima settimana può succedere di tutto, però è raro, non si è mai visto che una squadra così forte con un leader forte molli all'ultimo momento, quindi
secondo me i giochi sono quasi fatti, anche se ancora è tutto da giocare, può succedere una caduta, una foratura, una giornata nera, ci sono gli imprevisti che non ne possiamo sapere, ma che possono sempre essere là, dietro l'angolo. Benissimo, ti ringrazio, adesso per me è il momento di andare a assaggiare i vini perché comincia la masterclass, ti trovo lì? E d'altronde anche al diavolo un po' di vino siamo piace. Qua prima di riprendere la strada, magari un po' di cultura, di viticoltura ci sta. Bra, ma anche cultura, la parola giusta, cultura e viticoltura. Grazie. Per oggi è tutto, non mi resta che salutare Zenevredo accompagnato da questo folto pubblico. Ci vediamo domani, però è prossima tappa Montù Beccaria. A domani cari con Dillo! Anch'io! Questo programma è stato presentato da Salumeria da Virginio, salumi di produzione propria da oltre 60 anni, a Stradella in via Battisti 58. Mago Car, carrelli elevatori, scaffalature industriali, logistica e servizi, a Borgo San Siro in via 2000 numero 7/bis. Fratelli Giovannelli, casalinghi, articoli da regalo, liste nozze. Siamo in via Nazionale 77 a Stradella, aperti anche la domenica mattina. Falegnameria Fortunati di Fortunati Giampiero, infissi in legno, PVC e alluminio. Porte, porte blindate, mobili, scale, ci trovi in frazione Casa Prestani a Lirio. Affiliato Tecnorete, studio giardini di Fabris Mauro, servizi immobiliari, ci trovi in viale Allea 17 a Stradella. Azienda Flori Vivaistica Mirko Truffa, realizzazione e manutenzione di parchi, giardini e impianti per l'irrigazione. Chiamaci al 333 23 66 032. Fratelli Antoniotti Car Shop, autoricambi e accessori per auto e moto, in via Civarre 17 a Stradella. Mazzocchi Gomme di Mazzocchi Antonio EC, manutenzione pneumatici e servizi per la tua auto, a Broni in strada Pavese 9. Vetreria Termovis, vetrate isolanti, specchi, cristalli per arredamento, vetri antisfondamento e blindati, via Sandro Pertini 29 Stradella. Bar Buffet Stazione, biglietteria Trenord, aperitivi, paninoteca, ricevitoria, in piazzale Matteotti 1 a Stradella. Civico 62 di Andrea Vecchietti, pavimenti, rivestimenti, parquet, arredo bagno, via Nazionale 62 Stradella.